Ho avvistato la Serbian Dancing Lady nei laboratori Humane di GTA 5. Abbiamo trovato segni alieni e altri misteriosi condotti, dai quali la Dancing Lady sembra essere incuriosita. Come vedete, sono qui su GTA 5 perché sto cercando di entrare ai laboratori Humans, ragazzi. Sarà veramente una cosa molto interessante, perché in questi laboratori si nascondono dei segreti. Si nascondono gli alieni, l'uovo d'alieno, eccetera, eccetera. E... Si apra, apriti. Vabbè, l'ho aperta io, va bene anche così. Ma cos'è successo qua? No, oh mio Dio, c'è di nuovo la Serbian Dancing Lady. Ma che caspita ci fa questa qua sempre qui? No, basta, vai. Vai, adesso la investo, perché uno mi ha detto di... Allora, questa è una cosa molto importante. Uno mi ha detto di investirla. Io mi ricordo le cose che scrivete. E io vi assecondo, ma questa qua è proprio immortale, raga. Niente, mi ha preso la pistola. Questa pistola è mia, è mia. Oh, smettila! Ma basta! Avete ragione, forse è morta. Non è morta. Niente, raga, no, non fa niente. Cosa fa? Devo seguirla perché ha preso il furgone. Questo furgone è peraltro completamente rotto, raga. Io non capisco. Che caspita. Perché? Perché sta facendo così? Vabbè, non importa. Sarebbe bello poterla colpire e la posso colpire. Basta far così. Ah! Ma accidenti! Vai, veloce, stupida Dancing Lady. Dai, 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 su. Ma perché? Ma raga, ma è rotta. Guardatela, è completamente... Ha un furgone completamente rotto. Cioè, dovresti cambiare la... Niente, gli è esplosa la ruota, raga. Ce la puoi fare? Dai, ti devo dare la spinta. La Dancing si è presa un'auto normale, perché purtroppo quel furgone che l'ha lasciato lì non riusciva a salire sulla montagna. Vabbè, adesso però ce la sta facendo, sta andando. Ci sono ovviamente gli uccelli che continuano a cadere. Sappiamo che quando ci sono questi misteri è un segno il fatto che ci sono gli uccelli che cadono senza motivo, veramente. Ha preso la sua auto, raga! Oh mio Dio! Poteva prenderla sin dall'inizio, perché tanto ha sempre usato quell'auto. Forse voleva provare tipo nuove auto, non so, magari le appassionano tipo le altre auto. Io poi devo capire però dove sta andando, perché ai laboratori Human ci torniamo un attimo dopo. Peraltro, secondo me, adesso ha a che fare con il mistero dei laboratori Human, proprio perché era all'interno dei laboratori, se avete visto. Io l'ho trovata proprio lì, nel parcheggio dei laboratori, Solo che adesso mi sa che l'ho persa un attimino. Ah no, è dentro l'acqua, è stupida lei. Ha preso sta barca qua. Ditemi se è normale. Cioè proprio, ma come fa poi peraltro a spawnare questa? No, devo entrare nella barca. Accidenti, vabbè, ma magari posso seguirla io con l'altra barca. Ma che caspita di barca è? Ma che barca è questa? Vai, la seguo con l'altra barca. Se ne sta andando e io la devo seguire. Ma che caspita di barca ha preso, raga? Ma vi sembra normale questa cosa? Cioè, vabbè, per fortuna questa barca è più veloce, la mia. Però non è normale comunque, cioè non ci posso credere che la Dancing Lady è così fuori di testa. Raga, ma è affondata la barca. Allora, io c'è la barca che ovviamente sta scendendo, c'è lei nella barca, raga, io non ho parole, vi giuro. Cioè, ma che cosa sto vedendo? Io non so se questa è la Dancing Lady, oppure se è un troll, io non ho capito questa cosa, però... Va bene, anche perché poi io qua per fortuna ho la God Mod, quindi con la God Mod possiamo effettivamente starcene tranquilli, non dobbiamo preoccuparci, tanto non si muore. Raga, la Dancing Lady mi ha portato qui, dove caspita c'è, dove ci ha portato? Oh mio Dio, ma raga, ma che caspita è sta cosa? Ma vi rendete conto? Ma che figata, cioè non so se dire che è una figata, ma che posto è? Ma non lo conoscevo nemmeno su GTA. Questo forse perché è sotto i laboratori Human. Sotto, io so da una vecchia leggenda che sotto a questi laboratori ci dovrebbe essere, si dovrebbe poter entrare attraverso un escamotage all'interno dei laboratori. Però io pensavo che questo escamotage, chiamiamolo così, doveva essere tipo bloccato. E invece non lo è. Il che è molto bello e interessante. Però la Dancing sta nuotando un po' piano. Ma dai, ma raga, ma che figata, guardate. Beh, devo dire, qua stiamo nuotando da un pezzo ormai. E ovviamente per poter venire qui in questi condotti, raga, quello che si deve fare ovviamente è o avere una bombola oppure avere i cheat come ho io, che praticamente non si muore anche se non hai l'ossigeno. Posso dire che è un pochino inquietante questa parte del video. Posso dirlo, perché secondo me lo è un pochino. Perché se ci fate caso, questa cosa qua, cioè il fatto che io sto seguendo una signora che è morta e che tecnicamente dovrebbe essere la Dancing Lady, beh, non è che sia proprio cosa di tutti i giorni, raga, no? Però, madonna, che figata sto posto, ma che posto è? Oh mio Dio, fighissimo. Però qua mi sa che si esce da qualche parte. Eh sì, vedete? Vai, esci, 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 sì, finalmente. Ok, e qui siamo ai laboratori, tecnicamente siamo dentro ai laboratori Human.
Oh mio Dio, che figata. Vediamo dove è finita però la Lady. Signora Lady. Ah no, è qua, eccola qua. Vai, veloce, veloce. Nuota prima di perderla. Veloce. Ok. Cosa vuole fare? Scusatemi. Oh mio Dio, cosa vuole fare qui? Ha aperto sta porta? Dai, che figata. Ma che cosa sta facendo? Mi sa che anche lei vuole indagare i misteri. Tipo della human. No, 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 scusami. No, capito, però non mi puoi lanciare queste cose, Lady. Madonna, non c'è un estintore che posso prendere? Vabbè, ma tanto ho la God Mode, che me ne frega ora che ci penso. Mi ero spaventato di un po' di fuoco, ma tanto ho la God Mode, non posso morire. Perché ovviamente se no lei mi ucciderebbe e io perderei gli eventi. E siccome questa cosa non la vogliamo, è meglio stare attenti. Siamo arrivati tecnicamente qui. Ok, si è aperto. E in effetti c'è un altro piano qua. Oh mio Dio, ma che posto è? Vediamo. No, 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 non fare niente, Lady. No, raga, guardate, qua ci sono un sacco di strumentazioni strane. A parte che sta distruggendo tutto. No, 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 Lady, non puoi però. Cioè, Lady, io qua devo vedere le strumentazioni, perché queste sono tutte strumentazioni molto scientifiche, vedete, per analizzare le cose, perché in questi laboratori fanno analisi scientifiche molto dettagliate di chissà cosa, probabilmente di cose anche molto, non so come dire, molto, molto segrete. Vedete, ci sono delle pozioni, sì, delle pozioni, vabbè, delle soluzioni chimiche, insomma, delle cose chimiche. Oh mio Dio, ma che fai, Lady? Ma la sto odiando perché questo laboratorio mi piace. Dai, smetti. Ha distrutto tutto, raga. Sta distruggendo. Perché sta distruggendo tutto? Qual è? Perché sta facendo questo? Cioè, forse sono cattivi nei laboratori human e quindi lei. Ma è lei la cattiva, tecnicamente, scusatemi. Pian piano si può esplorare tutto, anche perché io sono curioso. Ormai la Lady non è più una mia priorità, non mi interessa più. Io qua voglio. Quell'unica cosa che voglio capire è che caspita sono questi laboratori. E quali sono i misteri dietro a questo laboratorio? Decontamination, che figata. Questa è la camera di decontaminazione, probabilmente da organismi, tipo microorganismi, no? Quindi tipo batteri, quelle robe là, no? Virus, eccetera. Oh mio Dio! Cosa sta facendo? Ma che caspita! No, che cattiva! Però volevo vedere le cose chimiche per. Ma dai, nitric acid, ma cosa fanno con l'acido? Vediamo un attimo dove sta andando, perché niente, lei ha proprio un obiettivo in mente: bruciare il laboratorio per un qualche motivo. Ma che senso ha? Scusami. Qual è il senso del bruciare il laboratorio? Qua cos'è che c'è? Le analisi. Qua fanno delle analisi, non so di cosa. Ti immagini? Le analisi del sangue fanno qua in realtà. E tipo, ci stavano cagando addosso per niente. Vediamo qui cosa. Oh mio Dio, raga, ma sto posto comunque è enorme! Ma va, cioè è bellissimo, fighissimo, ma anche enorme. Sono tante di quelle cose che vorrei anche, che voglio capire. Human Labs and Research. Cioè, praticamente c'è scritto Human, che è il nome del laboratorio. Laboratorio e ricerca. Anche perché poi questo lavoro ho sempre sognato di farlo. Cosa sta facendo? Lady, per favore, non far casino. Dov'è finita? Dov'è finita? Oh mio Dio! Raga, sta facendo esplodere. Oh mio Dio! No, no, scusate un attimo, ma che caspita.